Buon pomeriggio, cari videospettatori, e bentrovati in questa nuova diretta qui su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando in differita questo video su YouTube e invito loro, come sempre, a seguirci anche sul canale Twitch, perché qui su Twitch invece siamo sempre in diretta, praticamente tutti i giorni dalle ore 17, siamo sempre qui. Quindi ragazzi, venite a trovarci anche qui su Twitch, che più siamo, meglio è. E oggi continuiamo con il secondo episodio di Hellblade 2, che secondo me lo portiamo a termine, non sono sicuro al 100%, ma secondo me ci avviciniamo parecchio. Ciao Black, come stai? Tutto bene? Ok, che succede? Ho aperto la via? Ma devo volare, tipo? Il percorso è bloccato. Che cavolo di da fai ho aperto la via? Quindi così posso passare, capito? Poi ci saranno altri punti che non posso passare. A meno che non devo andare dall'altro lato, però. Purtroppo ho guardato già la fine del gioco. Alla fine Senua la ricoverano per le vocine, ma sicuramente. Secondo me la bruciano su un rogo, sicuramente. Come la mamma. Ciao, Fiorangio 3. Il cerino. Ah, sei proprio una brutta persona, Black. La connessione di merda. Hai raggiunto 3. Completa una connessione seria. Qua non posso appendermi. E quindi? Quindi rivado qui. Riattivo questo. E non posso ancora passare qua. Quindi lo ri... Che è successo? Da qua ce la faccio ad attivare? Sì. No! Moriremo? Parla con Freccia Rossa. Ma sei sempre in viaggio. I soldi, vedi cosa fanno. Ok. Come ci arrivo dall'altro lato? Devo rifare tutto il giro, forse? Infatti qua spariscono. Vabbè, rifacciamo tutto il giro. Ah, forse posso scendere da qua. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Almeno spero. E
abbiamo mostrato ogni parte di noi, ogni frammento. Tra l'altro noi gli abbiamo dato la spada a questi, eh. Quindi noi siamo pure senza spada. L'abbiamo salvata, ti abbiamo salvata, ma quando? Siamo sopravvissute. Dai, che ce la puoi fare. Ti aiutiamo sempre. Tre quarti delle volte ci vogliono far morire, però dettagli. Ma ci incastriamo qua dentro e moriamo. Ma quanto è piccolo sto buco? Comunque i movimenti facciali sono veramente assurdi. Questo gioco veramente assurdo. Crede in suo padre? Ma moriamo qua sotto, ci incastriamo e non possiamo uscire più. E finisce il gioco. Slipping through her soul. Following the threads of her mind. She's here to find them. The ones who hide. They will tell her how to defeat the giants. Mi spiegheranno come uccidere i giganti. Ce l'abbiamo fatta. Cioè, è stato più faticoso fare questo tratto che tutta la strada. Ma non finisce qui, ovviamente. Sarebbe stato troppo facile. Io ti conosco. Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too mad woman. Pazza. Their eyes everywhere can feel them boring into her. Mi sento scavare dentro di lei. Bene. They are waiting. It's you. What will they do to her?
do to us. Touch it. And feel your mind. Your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief. All the rage. All the fear. Everything I've seen. Everything I've done has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. Così, all'improvviso. Chi sono queste persone intorno a te? Ma le voci, sta parlando? Tocca, tocca, vuoi pin e tasto verde. Days, the air was sweet and fresh. The ground and the sea gave up their bounty. They knew that after all their fighting, they had found somewhere to rest, somewhere to carve out a home. E poi che è successo? Ma poi parlano delle grotte? O parlano del mondo in generale? Then Askia screamed her fury. Her words blotted out the sun. Sue parole oscurarono il sole. Ricoprì il verde con il suo amaro veleno. Quindi parla del mondo, presumo. E affogò le colline nella bile. O nel posto dove stavano prima di venire qua. E diciamo qualche domanda c'è. Qualche domanda. Ma giusto qualcuna, eh. Quella è aperta lì. Nothing could breathe through. Solo torse il respiro ogni cosa. All their animals. Gli animali soffocarono. Their crops. I raccolti appassirono. And the people. Anche la gente si indebolì. Giustamente, non mangio. La donna dovette lasciare la sua dimora e andare in cerca di cibo. Ovunque andasse non c'era nulla. Dove erano adesso le loro divinità? Ok, tutto chiaro. Avevano tutto portato le spalle. Il lavoro della fame e della sete condusse il popolo alla furia. Giustamente. Quindi non stanno parlando di loro.
uses the way of that kind. Come usanza the weak, è debole verso tutto contro il più forte. Però più debole di tutti tra le braccia la donna continuare a cercare il rifugio, quindi con un figlio tipo. Ma l'oscurità in cielo si abbatté su di loro. I mangia uomini dalla fame dilaniante e insaziabili erano infiniti. La morte regnava su ogni cosa. Emersero nuove divinità, più oscure e terribili delle precedenti. E che è rosso qua ora? Non poteva lasciare che la bambina venisse, vivesse in un mondo simile. Quindi era una bambina. Così la portò in una grotta dove si diceva vivesse il piccolo popolo, di che cazzo sta parlando? Non aveva nulla con cui nutrirla, se non la sua rabbia e la sua disperazione. Strinse un accordo. Mi donerò interamente a te, Ascia, se mi darai il potere di trionfare nel mondo che hai creato. Prendi la mia vita e dammi la tua morte. Stanno arrivando. Ah, gli hanno chiesto chi è là. Sono io, mi serve la spada. Sbrigati, ti prego. Ma vuol dire che è sempre lei, da un lato o dall'altro. Questo è tutto ciò che ho. È la stessa discussione. È lo stesso dialogo. Soprattutto tra la spada, e ora l'ha riavuta, a volte al suo sacrificio. Eccola lì. Okay. Ehi. Questo è lo stesso combattimento di prima, sembra. Ah, stronzo. Ancora. Ah.
non la potevo dare. Questo tocca. Ma ci ha morso! O ci trasformiamo in vampiri? Ah dai, t'ho colpito. Me l'ha fregato un cavolo. Dai. Non sei nulla. Non puoi uccidere i giganti. I segreti si insinuano nell'oscurità. E solo la luce può ridurli in cenere. Sì, ma loro non escono di giorno, solo di notte, quindi... Ognuno di nuovo un'origine. Sta succedendo, madonna. La bambina del gigante ha detto così. Il vero nome di il Tauga. Ingun. Il suo nome. Ingun. Tutti noi abbiamo dei nomi. Ricevuto o scelto. Li cambiamo, li rendiamo più importanti. Li carichiamo di significato. Un nome strappato ci lascia insanguinati e indifesi. Senza radici, senza identità. Quindi il gigante ora lei conosce il suo nome. Ingo.
in pugno, quindi. Quanto è contorto, madonna. Praticamente la storia che stanno raccontando era la storia del gigante che ha portato la figlia lì per avere il potere di riuscire a sopravvivere in questo mondo crudele in cui era. I nomi hanno potere, i nomi veri ci colpiscono al cuore. Ma quindi la figlia è morta? Possiamo invocarla? Lei verrà ma ti ucciderà. È fare molto morta, sì, da un po' di tempo, diciamo. Però la stiamo portando in braccio. Ah, sono tesi. Sta soffrendo e tormentata dal dolore, l'ho visto. Un rituale per aprire il varco e guarire il suo dolore. Incrocia il suo sguardo e pronuncia il suo nome. Ok. Che sarà mai? Dobbiamo andare semplicemente vicino a un gigante che ci vuole mangiare, dicendogli, guardando negli occhi, dicendo che il suo nome. Che sarà mai? Una cosa abbastanza semplice da fare. Se non c'è un passaggio segreto per gli alberi o le altre cose qua. Avete il tempo all'improvviso. Si è annullato tutto. Sta attento ai giganti, Black. Dove cavolo siamo ora? Buongiorno. Buonasera, su. Forse ha più senso. Ti conosco. La sua roba la trattiene qui, intrappolata nel suo L. Io tornerei nella grotta da quelli che graffiano, mordono e sbavano. Mi ricordano la mia ex. E una è andata. Ok.
Bruci immediatamente. Non è capire dove andare ora qua. Ma dice aiutami comunque. Ah, le catene. È incatenata. Ok, la stiamo liberando praticamente. Dove andiamo? Ah dai, sto dietro la roccia. Facciamo girare dall'altro lato, capito? Poni fino al dolore. No. Mi sono presi tutti. Ciao Trist, buonasera. La buon'ora. Stiamo liberando. No. Ok. Vai, facciamo. Ok. Triste, vuoi sapere troppe cose ora. Cos'è successo? Cos'è successo? Sei caduta troppo in basso e ora provi a risalire. Ma la fatica che non vuoi. È successo che praticamente abbiamo trovato il piccolo popolo, che in realtà non era niente. Un'immaginazione. Comunque questi ci hanno spiegato probabilmente la storia di, che non è sicuro al 100%, ma credo che sia quello, c'è a raccontare la storia di questo gigante, che praticamente era una mamma che ha portato la figlia da loro perché non poteva più vivere nel mondo, perché il mondo faceva veramente cagare, e l'ha portato al piccolo popolo dicendo: vi lascio mia figlia, è tutto quello che c'ho, basta che mi date il potere di poter vivere, combattere in questo mondo che avete creato. E quindi probabilmente lei è diventata un gigante, però abbiamo trovato comunque i resti della figlia, quindi probabilmente la figlia è pure morta. E abbiamo capito come si chiama Ingun, si chiama il suo vero nome del gigante là. E praticamente ora siamo in un posto, non so come ci siamo arrivati, perché semplicemente siamo seduti e ci siamo arrivati, in cui c'è il gigante che è intrappolato, perché è intrappolato nel suo dolore. Praticamente noi dobbiamo liberarlo dal dolore per poterla calmare, probabilmente. E qui sembra che siano le catene il suo dolore, quindi stiamo arrivando dove stanno le catene per distruggere le catene. Lo sapevo, a 3 ore non ha fatto niente, appena ho messo i piedi nel... Probabilmente sì, perché lei dice che ha perso tutto, ma non so in che senso. Ma credo di sì. E... dove vado ora? Ok. Macello, è un macello. Stai calma, io ti sto aiutando, no? Non ti voglio aiutare.
Vorrei aiutare. Il problema è che se la liberiamo, questo non ci uccide. Credo, non ne ho idea. Sembra quasi che stiamo nel vulcano. Però come al solito non si capisce un cavolo. Ciao. Buongiorno. Non proverò più emozioni. Sparita per sempre. L'alito pesante. Ma molto pesante. Pelino di tempo è la fine del mondo. Okay. No, che è successo? Appena metto i piedi fuori mi uccide ora. Ma palese. Ah no. Ok, non c'è fuoco più per fortuna. Dai amico, è l'ultima catena mi sa questa. Ti libererò dal tuo hell. Niente fuoco, merito delle mentine. Ah, questa è la ballerina di Atomic Heart. Ma palese. Ah dai, mettiti dritta, dai. No così, no così. Dall'altro lato. Ecco, ci siamo quasi. Ok, gli diamo i resti della bambina, la sua bambina. Protegge ciò che amava. Lasciale riposare insieme. Sta diventando più piccola. Il momento è giunto. E abbiamo fatto così. È morto insieme a lei, dissolto. Ce l'hai fatta, Senua. Ora questa gente sarà di nuovo libera. Hai portato speranza. Sì, speranza. Credi di aver trionfato. Ma questo non significa nulla. Questa donna non era una divinità. Era debole come te. Questo non cambia nulla.
Non fuggirà dalla battaglia, ci condurrà verso di essa. Ah, perché giustamente ora l'ha sconfitta, quindi diciamo, vabbè, lo si può sconfiggere. Niente più schiavi, niente più sacrifici. Lo giuri? Basta sacrifici. Basta rinchiuderci nella nostra fortezza. Combattiamo. Anche perché ora non ci sta più il gigante, quindi... Non ho mai voluto niente di tutto questo. È solo che non credevo fosse possibile sconfiggerli. Ora lo so. Se tutto questo è vero, non ci saranno più sacrifici. Hai la mia parola. Partiamo all'alba. Verrò con te. Conosco il Godi. Un tempo mi rispettava. Porterò testimonianza di ciò che è accaduto qui oggi. She will stop the slavers, but the signs are leading her down a different path. She won't have to fight them. Just show them how the world can change. No more giants. Niente più giganti, niente più sacrifici. Ha scoperto il segreto. Lei ha la chiave. Ma la saggezza ha un prezzo, ricordi? Cosa accade quando fissi il vuoto? E trovi degli occhi umani a osservarti. Puoi sostenere lo sguardo o sopportare, ma dovrà pagarne il prezzo. Questa non è la direzione giusta. Sei pazzo? Mi uccideranno a vista. Odiano i Bjorg. Ah, quello è un Bjorg. Ti proteggerò io. Convinto lui. Sì, effettivamente. Com'è che... La montagna è nevata? Ho letto Borg. Non c'è la racchetta da dentro. Comunque è strano che qua non ci abbiamo niente da... di nascosto, eh. Da parecchio tempo non troviamo niente. Riesci a vederlo? L'impressione che stavo parlando qui. No, c'è troppo sole. Sono spariti, tizio. Ti doniamo questo momento come ricompensa. Sai cosa fare? Ascolta questo luogo. Is golden, beautiful.
This place is beautiful. I like it here. Let's stay here. We're safe. Cazzo di voci. Restiamo qui. No screams, no pain. Free. I tizi sono spariti comunque, eh. Si sono fatti i cazzi loro, si sono proprio andati. Assaporalo fino in fondo. Detta così non suona benissimo, eh. Ammira e ricorda. Perché potrebbero non essercene altri. Sì, sì, ma loro vengono con noi. Ci stiamo godendo il momento calmo, tranquillo, col sole, bel tempo. Sicuramente. Ecco. Chissà quanti ne abbiamo persi. Madonna. Ah no, uno solo ne abbiamo perso. E chissà dove stava quest'altro albero perso. E i totem quanti ne abbiamo persi. Perché non credo nelle caverne c'era qualcosa. Scusami un secondo. Io devo andare a destra o a sinistra ora? Questa è lunga. Andiamo dall'altro lato. Cascata. E che serve questo passaggio, scusatemi? Per farmi solo perdere tempo? Impossibile. Ah, eccolo. Ok. No, abbiamo perso pure qua uno. Uno è uno. Peccato. With his proud and overbearing nature. Always quick to anger, his strength and fighting prowess meant that even the most trivial of quarrels met a fatal end. The kinsmen of those he killed or maimed were angry. And because he was an outlaw. Ma secondo me non può essere nelle grotte, perché se lo mette nelle grotte, ma chi cavolo lo trova? Era un casino assurdo in quelle caverne, no, Groot? Era veramente assurdo un casino. Ah, qua siamo sopra, ok. Abbiamo trovato l'albero. Andiamo dall'altro lato, dai. Niente. Che paesaggio comunque, che vi porto a vedere, non lo so, eh. Vi dovreste pagare il biglietto. Finalmente la pace. Ecco qui, e compare all'improvviso sto tipo. Che meraviglia. Ehi. Ehi. Guiding the Björk to our door. Ecco l'oscurità. Let him go. No.
Chi è questa donna? Non è come credi. What is it? I know this is going to be hard to believe, but you have to listen. This woman here, Senua, she knows how to defeat the giants. We've, all of us, we've seen it. Ciao, fino a giunta 3. Meglio, ciao. Impossible, they can't be killed. We thought so too, but we saw it. We saw it, Austin. We're on our way to Borca Virkinau to tell the Gordi. To make him understand that we can fight back. He's telling the truth. I did not ask you. Sapendo quante verme. She is special. I know you have no love for the Björk, but you can trust me. Will she? This is the turning point, Austin. We can start over. Start to rebuild what we had. Does she trust Wagner? This is true. Yes. She believes you. She wants to believe him. She's trying to understand. If this is true, you, Senua, tell me now. Look at her. Say it is true. She is exhausted. You can speak. She wants to believe you. Speak to her. She tell wants her. To trust you. Tell her the truth. It is true. She will believe us. She knows. She can see that we bring hope. We do. Okay. Prove it then. There's a giant here. Another giant. Another giant. He roams the beaches and sinks our boats, cutting us off from the sea. More death. And we're close to running out of food. More darkness. We can help these people. You can overcome it. Kill it. Ciao, viva la Fra 86. Che cavolo di nick vuoi? Ma che cavolo di nick? We should kill it. Toccafone, così. But there is a whole land of them. We need the practice. People will die for help. People will die if you don't. There's no way you can win. Please, Senua. People will die if you stay here. We are dying. People will die if you don't. You have to help her. Now it is time to lead someone. Now you have to choose. You can feel it. All right. Hold on to her. We will help. Our people deserve hope too. Harald, she is take them to the settlement. And okay, dai. We want to help her. Can't you, Senora? Allora, ste voci che parlano in 5 secondi, mamma mia. Trust us. Trust I will show you. Nick la Fra non muore mai, era già stato preso. Ma pure la Fra 86. Con due A tra l'altro. Bella sta musica. Non so, un urlo più che musica, però vabbè. E vero, effettivamente lei è stata solo tutta la vita e qua invece ha trovato un sacco di gente. Others who might look to her to lead them into the light. Can her shoulders bear this burden? Ma Fiorangela è un nome raro, nessuno conosce. Su, via, non esageriamo ora. Why are you here? I came as a slave. Taken by the Björk? Yes. You were taken by the Björk, and yet you come here with Torkistur. Giustamente. He wants to stop the giants too. We want the same thing now. To stop the giants. È stato catturato da Björk, ma in realtà si è arrivato con l'altro tipo. Mica siamo qui a fermare l'acqua con le mani, eh. They demand food from us, and if we don't give it, they take us as sacrifice. Do you understand? Non c'è nessun passaggio segreto. Vabbè. Ma fateli i sentieri più larghi, non lo so, eh.
ma nel gioco uno che si chiama, che sta Mario, no? Tutti i nomi impronunciabili. Vabbè, siamo anche in Islanda, ci sta, Se si chiama uno Mario in Islanda c'è qualcosa che non va. Eccolo, Svararisti, gigante del mare. Non vediamo il sole da settimane. Vabbè, ma buttala dentro una vocale, pure gratis. Dipende. Dipende se la compri la vocale. Chiaro, no? My brothers used to come here to practice fighting. Sneak out. Follow them. She's a fighter like you. Learning by watching. Like you. They're dead now. Giustamente. Sembrava strano. Non fossero morti. Resto soltanto io. Va bene. Comunque i paesaggi fighissimi. L'acqua fatta benissimo. Who do you have? No one. You only have us. She has us. We're here. We're always here. What about your family? Come dice la tua famiglia? Tutti morti. It's just me left. Non ho più nessuno. What happened to them? Cosa gli è successo? Sapessi. Non diglielo, non puoi dirglielo. Dicono le voci. Non parlare di tua madre. Ti volterà le spalle. Si allontanerà. Eccola lì, è tua madre. Tua madre era una combattente. Non si è mai arresa. Sente le voci. La Fra, semplicemente. Che è pazza perché sente le voci, dai. È di peggio. Niente agile. Quello è un totem là sopra, vero? She loved them. She lost them. No, non ci posso arrivare da qua. Come ci si arriva? Manco da qua. Ah, qua sotto. Questo era nascostissimo, cioè nel senso che se non ci facevi caso da lontano, non lo trovi più. Abbiamo saltato i due comunque. Male, male, molto male. His enemies knew he was there, but he was still so strong and fierce. Può essere anche un dialogo interno ad alta voce, no. Non è quello. Sent his foster mother to see Grettir. Riesce a vedere cose che gli altri non riescono a vedere. Dice, dicono. And sent it to wash up on Drangi. Grettir tried to cut it up for firewood, but his axe flew back and struck him in the leg. The wound blackened and festered, and Grettir feared his time was close. L'hanno girato in questo modo, ma in realtà ha anche allucinazioni, quindi per ora è tutto tranquillo. Al momento questo è il passaggio semplice, diciamo. Finora c'erano anche dei flashback, tornava indietro nel passato. Ecco. Can you climb this? They built this. Yes. They made a place to live. Perché non sistemarlo il ponte, domanda? Domanda. She loves this place.
Even now, even after all of that, she leads the people here. Divertente. Se sono solo pietre, perché l'erba se l'è già fumata tutta. Questa potrebbe essere il padre del capo. Yes. He was the best of men. A leader like your father. Per fare un po' di sport, una piccola arrampicata. No, ma sistemate. Generous and kind. Too kind. Il suo troppo gentile. Si è affidato alla persona sbagliata, ovviamente. And he was betrayed. Mi sembra il minimo. He tried to follow in his footsteps. She wants to keep her people safe. She has to. But it's hard. Perché mi sono bloccato? Va te, dipende da Twitch, non dipende da me. What about you, Samuel? Per regola, ora per un bel po' di tempo non dovresti bloccarne altro. Sì, tutti quanti insieme comunque. Sometimes it's best. Di solito funziona così. Not to follow too closely. What do you mean? E non posso toglierle, non dipende da me. My father was a leader too, but not like yours. Ti puoi fare l'abbonamento, però. Se hai Amazon Prime, è gratuito. Questo è il ponte distrutto di prima, ok. Sì, sì, infatti abbonatevi, che se avete Amazon Prime è tutto gratuito. Basta collegare i due account. Quello di Twitch e quello di Amazon Prime. Ehi, amico! Giustamente, ci lascia da solo. Ehi, calma, amico. Che è tutta sta violenza? Si sono uccisi tra di loro. Ma questo col fuoco, non ti azzardare. Cazzo, senza la spada. Ah. Ma quanto sono alti sti tipi? Questo non gliene frega proprio del fuoco. Sono morti. Questo non gliene frega nulla del fuoco. Si è dato fuoco da solo. Ok, è finito. Oh, ho consumato anche il focus. Ovviamente ce ne fossero altri. Ti ha abbandonato a combattere da solo. Infatti ho pensato pure io. Subito è scappata quella. E ora le voci ci iniziano a dire: no, è quella cattiva, non seguirla più, brutta persona. Qua sopra c'è qualcosa?
Corno non lo possiamo suonare? No. E vi faccio vedere tutti i panorami. Non so se mi spiego. Che volete di più dalla vita? Questa è la roba che scompare. Questa qua colorata. Però dovremmo avere il fuoco. Bello. Allora, andiamo a vedere il simbolo. Ok, dobbiamo trovare questo simbolo. Ah, sono tre simboli, ok. Vedi il mondo come lo vediamo noi. E l'aurora boreale. Che cambia? Solo che diventa... Ah, ok. Tre palle che girano. Su due posso aiutarti, tre non saprei. Questa sta in montagna in canotte e sente le voci, sì. Ma è giusto così, eh. Pure tutta sudata, la vedi? Fa caldo. Allora, qua ci deve essere un simbolo. Dove? Sono tre simboli comunque. Facciamo così. Questi qua saranno. Infatti. Ah, è quello. Visto. Ho convinto che fosse la roba che volava. Ok, uno è andato. Voglio fare da qua. Qua sopra non posso andare. Ecco il secondo simbolo. E il terzo? Sarà questo? Ah, c'è pure qua. In Islanda in canotto non ci sta nemmeno a Ferragosto. Ma dipende da chi. Io ci starei. Soprattutto mentre piove e sta venendo l'inverno. Inverno sta arrivando. Allora è qua il simbolo. Ma come lo uniamo? Non lo so. Non ne ho idea. Perché se tolgo questo mi fa andare di là. Ma comunque non lo vediamo. Dobbiamo andare ancora più lontano.
qua forse. No, è come se dovesse andare qua sopra. Ah, perché pure qua c'è un altro simbolo. C'è un altro roba gialla. Facciamo così. Perché comunque qua sopra non ci posso andare. O è semplicemente mustio quello, eh. Ah, pure qua si apre. Ok. Andiamo da qua. Ne ho la più pallida idea. Non ne ho la più pallida idea. Anche perché io da qua non posso passare. Qua me lo indica. Sì, dovrei allineare la pittura gialla, però non riesco ad allinearla in nessun modo. Con questo simbolo, tra l'altro, la dovrei allineare. E di solito quando escono sti simbolini qua, che vuol dire che è questa zona. Così cambia tutto l'ambaradam. E che è qua tipo? Sa di no. Poteva salire qua sopra allora. Ecco. She did it. You did it. You found the path. Il significato è qui. Ma solo se riesci a trovarlo. Ovviamente. Noi vediamo ogni cosa. L'odio nei loro cuori. Svarisi è nato in questo luogo. L'abbiamo visto. Qua ne abbiamo saltati tre di alberi comunque. They know that the Kailich, the hag of winter, is the one who hurls sleet and snow upon the land. She lives in a sea rock and rules the waves of the roiling winter ocean with her blackthorn staff. She strikes the ground to destroy the shoots of growing green, so the winter will lie long and low on the land. Comunque sta storia ancora non l'ho capito, cioè che cosa è riferito, in generale presumo. Sia dell'albero sia dei totem, prima o poi, forse, lo capiremo.
Ma è molto più probabile che non lo capiremo. Eccola lì. Ci ha abbandonata, stronza. They're not my followers. I just showed them how things could be different. But they follow you. She was weak. Eppure ti seguono. Maybe one day I can also see how things can be different. You need to find the hidden folk. Find them. You're not coming? There's something I need to find. Bardovic is just along the shore. I would say be careful. She needs to understand. Find a way. She can't handle her. You are a warrior, Sam. She left as soon as it was hard. Why did the Draker come here? Senti le voci. Se n'è andata appena le cose sono state complicate. What if she brought them here? What if it was a trap? She is strong. She dealt with them. Ok, anche qui c'è. Sono i passaggi che si sbloccano. Qua non posso passare. Devo scendere da lì. I nuovi simboli. Posso andare. Però ora posso passare qua sopra. No. C'è un'altra luce laggiù in fondo. Così lontano. Manco passare qua. Dai, bene. Direi molto bene. Ma non posso andare ora. Quindi devo prima spegnere e poi riaccendere, ok. Per passare qua sopra. Mentre invece qua dietro cosa c'è? Prima non potevo andarci. Può salire? No. Ora sì. Ok, qua ci deve essere qualcosa. Sparisce. Ok, qua dovrebbe essere sparito. Quello. Adesso giro sempre sta roba gialla. Posso passare.
Andiamo di qua. Questo qua sarà muro a linea qua. Due sono fatti. Manca l'ultimo. Ah, ecco a che serviva questo, solo per questo passaggio. Così lontano sto simbolo comunque. Eh sì, sta qua sicuramente. Non mi serve questo. La Pokéball, amico. Che non la vede. Dentro sta casetta. Sei sicuro di volerlo sapere? Potreste annegare insieme a lui. Ora la porta si aprirà, però ci deve arrivare. A un chilometro. Dai che ce la possiamo fare. Ci hai trovato. Trovati. Ma quindi c'è ancora il piccolo popolo? Il potere che sente la trascina.
Lei vuole tenere certezza, la certezza. Anche se dovesse accecarla. Ma sta palla è proprio fastidiosa. Certo, una palla. But there will always be that price to pay. The truth can drown you deep. Lay bare the heart of you, hidden for years. It hurts. Down there, see the water. Where? What does it mean? She has to go down again. And what will be there waiting for her? Be alert, Senua, be careful. Always be careful. Will he be there? Buttiamo in acqua. Ecco. Ed ecco qui. Chissà dove siamo, chissà dove stiamo andando, chissà perché. Osserva. Siamo sott'acqua. Ecco tipo le allucinazioni. Quando venne l'oscurità, l'uomo restò saldo al fianco dei suoi compagni. Quindi ora parla di un uomo. Si aiutarono a vicenda a superare la fame e la paura. E la piccola scintilla di speranza che l'accompagnava non morì mai. Pure l'effetto che camminiamo sotto l'acqua. Ma poi arrivarono i giganti e il Draugr. E i peggiori di tutto, e di tutti, Bjorg. Uomini forti e spietati che si erano impadroniti di tutto ciò che avevano. E che pretendevano ancora di più. Ecco perché il villaggio li odia proprio, questi. I vari villaggi, non il villaggio. Allucinazione a LED, belle. L'uomo amava i suoi compagni, ma ancora di più teneva gli uomini. Così quando gli uomini gli fecero visita e gli offrirono un patto sanguinoso, egli accettò. Avrebbe consegnato loro il suo capo con l'inganno. E in cambio gli uomini lo avrebbero lasciato in pace. Quindi di chi stiamo parlando? Comunque questo piccolo popolo ci racconta sempre le storie. E così avvenne. Il suo capo fu catturato. E morì per mano loro. L'uomo si vergognava, ma si sentiva al sicuro. Ma il suo segreto venne scoperto e tutti si rivoltarono. Lo cacciarono. Ed egli si ritrovò a vagare lungo le scogliere
finché il mare non se lo portò vivo. Via. Bello. Ma tipo la storia di un altro gigante questo ora? Mi sta venendo il dubbio. Che polmoni c'ha sta. Lascia stare, Black, lascia stare, che siamo divinità ormai. Il mare lo ingoiò, trasformò il suo sangue in acqua salata. Un altro gigante. E lo risputò a riva sotto forma di gigante. Persegue da quello che un tempo era il suo popolo. Ok. Non è un estraneo. Andiamo nel mare? No. Lo voleva affrontare direttamente. Scopri il suo nome e allora potrà liberarlo. Come lo scopri? Glielo chiediamo. Scusa, ma come ti chiami? Nonostante tutto sopravvivono. Dobbiamo scoprire il nome del gigante. Questo è aperto. Ah, dobbiamo chiedere a lei. Lei lo sa. Tuo padre. You told me that someone betrayed him. Hai detto che qualcuno lo ha tradito. Chi? Mi hai detto. Ah, quindi è quello che ha tradito il padre. Ecco. Ho bisogno di capirlo, ti prego. Raccontami cosa è accaduto. Perché giustamente hai detto che il padre è il capo del villaggio. When it all went to hell, people started coming to us for help. We were just barely scraping by, but she doesn't like to remember. We opened our doors to them. Okay. As the food was dwindling, the Björk grew more demanding. It's hard for her to say. Little by little, this settlement became my tribe. Just like yours. Remember. You had a home. And then a man came. And we took him in. Ah, quindi non era nativo del villaggio. Poi ha tradito. Lei sa più di quel che dice.
Così l'ho esiliato. Da allora non l'ho più visto. E il nome? Ecco. Saegir. Saegir, forse? È il tuo gigante. Cosa? L'ho visto. Devi fidarsi di me. È successo lo stesso che Ingun. L'ho visto. Non hanno mai attaccato l'accampamento. Oh cazzo. Ok, ci buttiamo in mezzo all'arena e via. Guarda almeno avanti dove vai. Meno male che si è buttato avanti. Questo c'ha pure lo scudo. Mo so cazzi. Lo posso parare? Ciao anche a te con lo scudo. Questa gente che ci boh. Per poco, dai. Oh, pure mi ha preso. Muori, dai. Mi ha ucciso prima a me. No. Dai. Buongiorno. Come devi fare questo fuoco tu? Ah, è arrivato pure il tipo. No. Madonna, che macello. Non riesco a parare questo. Ok. Cavolo, il tizio quanto è forte, oh. I numeri. Okay.
Abbiamo usato il tipo come scudo dal fuoco, come si fa? Ciao Fiox, grazie per essere passato. Ma come lo paro sto coso? Non capisco. Finalmente. Oh. Quanti cavolo ne sono in tutto questo? Quanti ne sono? Ah dai! Non lo pariamo manca questo, manca il rallentatore, dai! Finito? Bah, è morto, basta. Basta. Bring it to everyone you meet. Blood. Death follows you. You think you can run from your past? You can't. Your past always follows you. It's there. Right behind you. Right behind you. Can you feel it? No, ancora lui. Always coming. All the death. Yes. All the suffering. Right there. You have brought this on them. Certo, sempre colpa mia. Sempre colpa mia. You, with your darkness. All because of you. Sempre, oh. You tell yourself you are trying to help. You have damned them all. How will you keep going now? How will you live with yourself? With this heaviness. Yes, feel it. Let it wear you down. Feel it, Senua. I can feel it. You deserve to feel it.
I can feel them on my skin. They will never leave you. Each death, inked in blood. Yes, you can see it, can't you? Blood on your hands. Haunting you forever. I will leave. Yes, leave. They don't need you here. Coward. No, si sta autoconvincendo. Che è veramente colpa sua. Troppo tardi. Non puoi proteggere nessuno. Tuo padre ha sempre avuto ragione. Il tuo marciume, la tua oscurità. Muori insieme a loro. Contaminiamo chiunque ti circondi. Sola, senza amore, indesiderata. Madonna. Senua. Ecco. Are you hurt? You don't deserve her help. Don't show her. Don't let her in. She sees us. Non darle accesso. Ha bisogno che tu sia forte. No. No. We need a plan. Perché crede in te? Tu non sei nessuno. Non sai cosa stai facendo. Vuoi ancora il mio aiuto, davvero? Dai, dai che si riprende, dai che si riprende. Eri quella che poteva sconfiggere tutto all'inizio. Vedi, basta qualcuno che si fida di te, che ti aiuta, e tutto si riprende. Nonostante le voci. She's brought them here, the hungry ones. She made them fight, the ones who died. But there's only one way to atone. Go forward. Go on. Steel yourself for what's to come. Name. I can draw him into the sun. The sun never shines where Shelvarishan walks. He brings the clouds with him. There's a way to part the clouds. We must perform a ritual to honor the sun. Con un rituale, ok. Beg her help. Vagrima. Yeah. Find the site for the ritual. We will go to the cave and wake the giant with fire. Then lure him there. Okay. He may look slow, but he moves fast. Our people will slow him down. Then I will speak his name and hold him fast. And bring him into the light. Così, convinta, dai. Dai che ce la puoi fare. Le voci, l'ombra, i mostri bavosi, questa non sta bene, dammi detto. No, in realtà è che dal primo lei è sempre stata da sola, perché il padre l'ha convinta che ci aveva grossi problemi e che è tutto colpa sua. Là che sta lo sblocco. Infatti lei stava ricadendo di nuovo in quello. Però ora i suoi amici, tra virgolette, la stanno aiutando. Dice non è più sola sostanzialmente. E quindi si è ripresa. Se no andava a finire di nuovo nella depressione più totale. Un po' come quando stava nel primo col ragazzo fidanzato, perché cavolo sì. Quando stava con lui stava benissimo, poi morto lui, ciao. Lui mi ha visto come ho visto lui. Going.
Buongiorno. Tutto bene? Quanto è figa l'acqua, quanto è figa l'acqua, non mi stancherò mai di dirlo. Ciao. Eccolo qui. Perché strisciano sti giganti? Dovrebbero essere. Che cazzo c'ha? Ecco, si morirono tutti. Da fuoco. Cazzo. Rallentano. Ma sono morti quelli. Sono facendo tutte HS comunque, dovrebbe essere già morto da un pezzo. Sì, ma lo dovete colpire. Il tuo aiuto. Io ti conosco. Ecco. Ed eccoci. Cioè. Fino all'occhio del... Madonna, del ciclone. Ma sul serio? E come ci arriviamo?
Vabbè, siamo andati giustamente in una caverna infinita sotto a un lago. Che sarà mai l'occhio del ciclone ora, arrivare lì. Saranno dei nemici? Secondo voi ci saranno dei nemici qua su sta strada? Quanto è figo il mare. C'è un simbolo però. Mi dispiace per ciò che ho fatto. Ok, giustamente là il fuoco e qua invece il mare. Ok. Quanto è figa l'acqua. Moriamo, ok, ma quanto è figa. Mi prende lo stesso. Quindi devo andare direttamente dall'altro lato. Non la farò mai. Devo ancorarmi? Quindi mi devo appendere là vicino. Ok. Dai. Andiamo. No. No. Devo andare là. Ok, devo seguire questi cosi. Come l'altro gigante. È simile, dai. Dove devo andare? È troppo lontano lì. Si appende! Con un miracolo! Non mi stacco. Dove devo andare? Là. Ho visto, l'ho visto. Perché andiamo piano? Ah, perché qua l'acqua non ci arrivo. Facciamo. Non si appende a niente. Ma questi sono quelli che si rompono.
Oh, noi ce la facciamo. Mi spiace tanto per ciò che ho fatto. È un occhio del ciclone. Tu non vuoi infliggere loro altro dolore. Aiutami, ti prego. Come back, Segir. Ok, l'altro gli abbiamo portato la bambola, ma a questo nulla, solo perché... Ogni mostro era umano, un tempo. Bambola, mo. Le ossa qua, bambola. Vabbè, quello. Era perduto e tu l'hai trovato. Tu l'hai condotto qui. Ah, perché l'abbiamo fatto ritornare nel suo villaggio praticamente. Poor Senua, it's too much for her. All the grief, all the death, the others. It's too much. She can't do it. Non può farci, non può farci, non da sola. Ma non è da sola. Davvero? Un altro spirito addormentato. Un'altra vittima della terra devastata riposa. Una promessa mantenuta. Ma le vie perse per calmare questa tempesta hanno inflitto ferite. Quello. Ogni morte ti indebolisce. Eh sì. L'ha capito. Ti fa male? Riesci a proseguire? Lo scontro più duro deve ancora venire. Ah, c'è un altro gigante. Ma io credo in te. Sei pronta? Sì. Non mi è soddisfatto lui. Però dobbiamo andare al suo villaggio, praticamente. Dai, dai. Dai che ce la possiamo fare. Even as dead hands pull her back, she has to find the light within and hang it in the sky to guide the others. Ora la comandiamo noi, guidiamo noi. What is it like, Borgaviki? It is cheerless in winter. Piuttosto tetra in inverno. But the people are fed.
and housed and safe. Safe. She knows why they're safe. Safe because of the blood. What were you going to do when you reached it? Before you knew about the giants? Kill my father? I came here to stop them taking my people as slaves. I think I could have killed him. She might. To make it all stop. But I didn't know everything then. What good would it do? I wonder now. Would killing him have changed it? The darkness runs deeper. The Björk fear the giants. And you'll do anything to be safe from them. They would keep murdering us. If I had killed your father, someone else have taken his place and kept blood flowing. Yes, they all believe in love. We couldn't see any way to be different. To show him. Show all of them. Show them how to fight the giants. But now... It's different. It's different. No, she can't trust him. Don't trust him. Don't. Non fidarti di lui. Wait. Is this Jarlmidir? What? They're scared. We shouldn't go through here. No. Why not? What is this place? Why? Those who enter here don't always come back. Chi rientra non sempre torna indietro. We would need to backtrack. It would add... Ma secondo te, no, non l'attraversiamo. This is the path we need to take. I'll lead you through. D'accordo, andiamo. Convinti loro in una frazione di secondo. She doesn't know what she's leading them into. You don't know what you're doing. Andiamo. What do you know about this place? This place is nothing special. There's something malevolent in here. C'è un'entità malevola qui. Qualcosa che non si può combattere. Degli spiriti o il piccolo popolo, nessuno lo sa con certezza. Qua dentro. Coloro che sopravvivono non escono cambiati. Ah, quindi ne escono vivi. Impauriti, confusi. Infatti, che finora ci hanno avuto bene. You don't know what's in here. E c'è la nebbia, ovviamente. You've been here before. A night forest. A haunted place. You know what to do. There is no way through. We have to go back. Wait. You can find a path where they cannot. Look for it. Look. I can feel something watching. What is it? Where? I don't like the sound of this. You can't feel it. Why? Here. Have a weapon to hand. Weapons will not help you here. Your sword is no good. Keep steady. Try not to jump at shadows. What do you know of shadows? Bene. Ossa. Eh sì. Qualcosa ci sta seguendo. Ma come, torniamo indietro, scusate. Wait, there. Above us, what is that? Do you see it, Senor? I think it's a river you hear. Let's keep going. Astrida is scared. Why isn't Senor? Questa è come l'impressione che giriamo in tondo, infatti. We're going in circles. Giriamo in tondo. Change is so confusing. This way is blocked. We'll have to find another. Però ora è bloccato qua. Ecco, sono spariti tutti. Where are you? I trusted you. You brought them here. And now you let them get taken? How could you? Se li ha condotti qui, ora li lascia nella foresta. She didn't want to come here with you. You made her.
Now you have to find her. I can't find you. She's gone. Gone forever. She's dead because of you. Dead? Did they turn back or... Argus? He's gone too. They're all gone. Where are you? You brought them here. Brought them here. Devi portare tu qui. Now they are lost. Ora sono perduti. Die. Don't listen to him. They followed you. Doomed to die alone. Destinato a morire solo nell'oscurità. Or crawl out, cowering, witless shadow. He is the shadow. You bring death with you, Senua. He will follow you. You brought them here to die. Ok, ora c'è un altro sentiero, un altro percorso. Vediamo. They followed you. They trusted you. They shouldn't have. You led them to their death. How could you? You can't find them. She can. She might find them. Keep looking. You might save them. They're all dead. I'll sit down. Who's that? A figure. Someone there. Yes, please. Astrida is alive. She's safe. You have to help her. You call to her. Astrida. She can't see you. Why can't she see you? Senua, is that you? She's terrified. So lost. I thought I'd lost you. Lost in the dark. I'm here. Where are the others? Dove sono gli altri? I don't know. I turned around and you were all gone. She's what terrified. Is happening? There are voices at the edge of hearing and movement all around. You understand this? Figures. I think I see them in the trees, but when I look again, there's nothing there. You can help her. Her fear. It makes her see what isn't there. None of this will hurt you. Don't let it rule your mind. That's it. I can fight things I can see. Yes. Things that bleed when struck with a spear. I'm lost here. She's changed. You know how you feel. We know. Believe me. We understand. But we have to keep going. Stay strong, Astrid. I will get you through this. She can help her. You yes. can help her. Yes. Get, you can her, get out. Her out of here. Ed è sparita. Ah no, ok. Seguila. People say this place burrows into your mind and finds your fears. Then torments you with them. I only half believed. She knows what it's like. You know what that's like. The path takes me back into the woods. This place is praying. I don't want to be alone here. Their darkest fears. Follow the river upstream. I'll find my way across to you, I promise. You have to. Can you make promises? So you promise you comunque l'abbiamo mandata lì. Keep your promise. What if you never see her again? What if you never see her again? Lost forever. Ed eseguire il fiume controcorrente. Vabbè. Altro tizio. Lo dobbiamo andare a cercare tutti a questi? So dark now. Misty. Misty. Fargrimmar. Senor. Senor, is that you? Lost. He is different, changed. There's a fog around me. Yes. Before my eyes. He can't see. Sounds like. Inside my head. He has lost himself. Lost himself to the darkness. He can't stay here. I try to have faith. You need more than faith. To keep them from falling apart. There's something dark in this place. Darkness. He sees it. And through it. Rotten and tainted. His own darkness. Help him. Help him. You are Fargrimmar. Wondrous mask. Yes, tell him. Who can tell find him. His way anywhere. Can see the light in anything. He saw the light in you. He saw it. And it grows dark now. And I cannot see the way. Help him. He helped you. I'm lost here. You were lost and he helped you. Follow the sound of the river. I will find you. Ah, pure questo lo manda al fiume, ok. You have to get him out of here. He is not strong. Ce ne manca uno solo, vero? He always knows what to do. And now he's lost. Lost forever. Doubting. Blinded. In this place. She did this to him. This place did this to him. Don't run away. Where is you want to keep them safe. Vuoi tenerli al sicuro. See how the miller. Guarda come vagano. Lost lamb. Come agnelli smarriti, impauriti, ciechi e soli. Nient'altro. Fare qualsiasi cosa per tenerla sicura, non è vero? This is your darkness speaking. But you can't save.
Ma non puoi salvare tutti. A volte è necessario fare delle scelte. Ehi. Ok, questa l'abbiamo ritrovata. Ok, dobbiamo trovare il tizio che gli abbiamo detto di seguire il fiume e lui non c'è. Indietro non posso andare, vero? No. Ok. Ciao, non ho volante, buonasera. Eccolo qua. Speravo che fossi scappata, addirittura speravo. Ok, andiamo avanti. Ma il tizio dove sta però l'altro tizio? L'abbiamo lasciato dietro? Ah, eccolo. È cambiato. Ha gli occhi rossi. Cosa è successo? Cosa ti è successo? Non volevo farlo, ma lui mi ha forzato la mano. Non è niente. La vista mi ha ingannato. Che ha fatto, ma questo? Il suo passato lo perseguita. Vabbè. Come a noi, praticamente. She lost them, drowned them in their fears. Let the forest lay them bare and scour their minds. She knows that deep excoriation, the fear, you will not see the end. La paura di avere paura. And yet, they made it through. She found them. They are safe. Safe to keep on walking, fight her corner, share the way. But who is changed and who is not? Do they look at her in doubt? They follow still. No blame, no striking out in hate. Marzulla dei Viking. Ah no, vabbè, ma ci sta. Avere paura della paura ci sta. È un cane che si morde la coda, però ci sta. And Astrida, a primal pain. Feel like that. Ma la musichetta sotto. Anzi, quelli che cantano sotto. How far now? We can see it from here. There. Borgavirki. Borgavirk. All the signs she followed have led her here. Finally, so close to the heart of darkness. The root of the fetid flower whose stench she tracked across the sea. A fortress she must break, not with sword and spear, but open eyes and strength of will.
Sono ancora vivi. Ah, sono i sacrifici. Cos'è quello? Qui è dove offriamo i sacrifici. Sono persone. Qui è dove sacrificate le persone. Dove le legate e le guardate morire. Dobbiamo salvarli. Entriamo io. E io lo dirò a mio padre. Mi libererà. La luce sta svanendo velocemente. Sto soffrendo. Vi siete accordati per arrivare? Ciao Wimpy, ciao Triss, ciao Umbe. Siamo arrivati al villaggio del tizio, quello che sacrificava ai giganti. Siamo fuori. Stanno decidendo come procedere. Che giustamente va lui e parla col padre. Ma la vedo troppo facile. Sì, sì, Umbe, figo. Sempre quelle cose che non si capisce molto, però dettagli. Fa capire tante cose, pure del disturbo che c'ha lei. Che ora si fida delle persone e quindi è riuscita a superarlo. Non è andata in depressione come la prima volta. Però le voci stanno dicendo che questo tizio è cambiato. Quando siamo andati nella foresta. E non si fidano, però. Almeno io mi fido delle voci, quindi. Lei ha chiesto, mi incateneranno di nuovo. E lui ha detto, me lo vedo io. Con me e gli altri? Forse ti fidi di lui, ma ti fidi anche degli altri? Tutto ciò che ha perso, tutto ciò che potrebbe perdere è qui. Tutti i nomi che porta nel cuore, impressi nella memoria. Questo è l'ultimo segno. Ah, se voci quanto danno fastidio. Fanno vedere sempre la cosa negativa, oh. Ha portato con te, chiede il tipo. Non sembra una schiava. L'ultimo segno, cerchiato di rosso, una barriera insanguinata contro la notte, un muro per difendersi dalla barbarie. Ma la vera oscurità è dentro.
sempre dentro. La porta non la chiudiamo? L'ho aperto? Non entra freddo? The one who clouds her mind is here, just as she knew he would be. Some things don't change. There's always one who will seize the reins, see a field of pain and reap it. Ripe blood and bitter tears. Her father. Ah, eccolo là. Chissà se ci crederà sto tipo. Se ci aiuterà più che altro. Thorgester, my boy, you've returned. The goody makes my skin crawl. This isn't going to work. When we did not hear from you, I fear the worst. Invece, how was your raid? Where are the slaves you brought? Dead, all the lost. Dove sono gli schiavi? Coming into land. I'm sorry. Don't apologize. But father, we found something more important. Let's see if this man can listen. Oh, I doubt it. Something important, you say? A souvenir from your the giants. They can be killed. I can kill them. We can kill them. This woman, Senua, she knows how. He won't believe you. Give him a chance. Look in his eyes. Show him who you are. A souvenir that kills giants. He doubts. The giants cannot be killed. No more than gods. Tell him. I've seen it with my own eyes. See two giants torn to stone. He doesn't believe. I can kill them. And I could kill you. We could kill you. This is nonsense, Thorgester. And dangerously close to Gothgal. You should kill him. Il padre. I cannot defy the giants. Quello che... Know how to keep them at bay. Schiavizzava. Vedeva gli schiavi. Don't turn your back on me. You must. He must. He has caused you so are much a simpleton. Power. He needs the giants to give him power. He uses the giants to control people. Thorgester. Make Thorgester understand. He needs to understand. There will be no swaying him. I have known men like him. Listen to her. Theirs must be the only voice. This is his chance to change. I will convince him. No, he is weak. He wants to fight. He just needs to believe it is possible. He loves his father. Thorgester. She is a liar. Lei è una bugiarda e tu un idiota. Bene. This is some trick to overthrow us and destroy all we have built. Stay calm. No. You will watch beside me tonight as the giant takes his tribute. How will you get out? See how indomitable, how terrifying it is. There will be no tribute. See how there is no chance in hell you could defeat it. We have defeated them. And see how I turn it aside. How I control it. For my sacrifice. She has nothing. How it leaves us in peace. Peace for who? He will kill her, destroy her. See how I have saved my people. You should never have come here. There are no people waiting down there. What will happen? It's nearly time. Follow me. Thorgester, stop him. Stop. Why doesn't he do something? He is what you should never have. He said he was with us. The sacrifices are gone. Freak. There's no one there. No! The giant. It's come. Take her down to the gate. Oh, cazzo. Scappa, come facciamo a scappare, amico? Morirai qui. Ecco.
cazzo. Ma dai, ho schivato. Nient'altro? Cioè, tre volte su tre mi ha colpito, non sta dalla schivata. Vabbè. Mortale il tipo. Eccolo. Finito? What happened? Ngoli wouldn't listen. I told you he wouldn't. He knows we freed the sacrifice. Like your father. He wants to offer me instead. What? The Thorgestur. He was weak. He's, I don't know. He didn't try to stop them. I knew we couldn't trust him. Yes, she is worth it. We kill him. Uccidiamolo subito, vai. Senua, we need to kill the giant. Dobbiamo uccidere il gigante. Right now, in front of the Björk. Show them the truth. Just like you showed Thorgestur. They'll never learn. All they understand is death. We need to end this so we can be free. She is right. Again. Kill the Gorbut. What are you going to do, Senua? What? Senua? She doesn't know. Fagram. I don't know. She can't. Fight. She doesn't know his name. Thorgestur. Come on. He needs you. Maybe it's a trick. A trap. Forse è un trucco. Vediamo che succede. Don't be stupid. Be careful. This is some kind of trick. She is not listening again. She trusts. What are you going to do? We told him already. I don't know its name. I don't understand. So funny. We cannot fight him yet. I can't fight it yet. Non posso ancora affrontarlo, mi serve tempo, perché non sappiamo il nome, non sappiamo chi è. Infatti, ci serve il suo nome. Ma la spada dove l'ha messa? No, no, non voglio sapere. Dai, dove c'è posto? Dove c'è posto? Ancora. Ancora, amico. Eh sì, ma ci massacra sempre questo. Siete come 9 minuti. Ah!
No, non credo, Vim. Penso che vadano sempre. Lo lascio comunque veramente duro. Cazzo. Che botta ci ha dato. Così si fa. Dalla. Troppo ora quest'altro. Eccolo lì. Un altro giorno. Un altro. You hear that, woman? Hear him coming? The most glorious of them all. The tyrant. The king. We have an understanding. Abbiamo inteso io e lui. Un tacito accordo. Io gli do il sangue e lui mi dà il potere. Ma ci deve dire chi è? Che forse lui lo conosce. Do you hear me? This ends now. You fool, giant, like the others. Or you will die. Attenzione, attenzione. Fiedgmar. Tu sei la nostra prescelta. Tu sei morta per questo, che sei sopravvissuta a tutto ciò. Riesci a vedere ora? Che devo vedere? Quando l'oscurità arrivò in questa terra, ok, ora ci spiegano. Il popolo soffrirono e patirono la fame. E vabbè. Le case vennero distrutte e i leader caddero. Ognuno combatte per sé. Ma in questo mare di caos una roccia rimase salda. So cosa fare, disse. Seguitemi e vi salverò. Le sue parole erano sincere. Desiderava tenere la propria gente al sicuro.
Ma Pimpi quanto è scurrile, guardalo. Ma poi gli vide che grazie alla paura attraeva le persone a sé. Si fidavano di lui, gli obbedivano. Raised him above the others, their fear made him strong. La loro paura lo rese forte. And as the land healed and the people healed, their fear helped. And he saw them start to turn away. To think for themselves, to choose their own path. And he felt his own strength ebb and turn. And he wanted to hold on to that strength, to hold his place in their hearts, their wills. Creò i giganti? Brought them forth from the shaking earth, the roaring sea, the blinding snow. Brought them into being. And the people. E anche coloro che si fidavano di lui e gli obbedivano. Li videro. E videro che avevano altro da temere. And so they had more to fear. Ma non può essere il padre, non avrebbe senso. E seppe di avere la soluzione. Terrorizzali e potrai convincerli a fare qualsiasi cosa. Spingili all'odio. Fa che puniscano i deboli. Falli rivoltare l'uno contro l'altro, uno per uno. No! È stato sconfitto dal padre, che c'ha 100 anni. Why did you have to turn your back on me? Oh cazzo! Scelto te. Infatti. Ha scelto lei invece che il padre. C'è sempre qualcuno pronto a prendere il suo posto. Hai detto tu stesso. Forse qualcuno sarei stato io se non ti avessi incontrato. Devi mostrare loro un'alternativa. Devi redimerli. Sei venuto qui per fare fine ai sacrifici. Uccidi il gigante.
father's name? Mio padre si chiama Aile Ilfir. Alfir, quello. Quindi, effettivamente il padre è il gigante? Ma com'è possibile? Bene. Pure il colpo fa. Tenuto al sicuro finché non sei venuta qui. Un cazzotto ci prende sempre. Hanno la sicurezza. Sorte t'ho preso, amico Frizio. Non ci sono giganti. Ma ho parato però, amico. Lost, scared. You're a monster. They looked at you.
In questo caso probabilmente. Qua non ci sono. Credo, eh. Look at him. Just an old man. An old man. All his strength comes from his people. He has nothing now. Get now that up. They have left him, he is all alone. Like all tyrants. Gente che lo spinge verso di me. Oh. Vuoi davvero sapere la verità? Ogni persona che ti segue grava su di te come un peso. Presto farai qualsiasi cosa per proteggere quelle persone, indifferente dal dolore che infliggerai agli altri. E poi scoprirai che la loro fede ti rende forte e vorrai mantenere quella forza a qualunque costo. Tu diventerai me. Fermati. Sei la degna figlia di tuo padre. Vedi come si aggrappano a te supplicandoti? Vedi le loro mani che ti trascinano giù. Tu sei tutto per loro. Cosa sei disposto a fare per proteggerli? Cosa sei disposto a fare per scoprire la verità? E finisce così. No, invece no, lo fa vedere. Non siamo mostri, ha scelto un percorso diverso. Tutte le domande hanno trovato risposta. Shadows of horror and hate writ large on the sky. Phantoms made from fear. Darkness outside makes darkness inside. She sees it. But the darkness is inside her too. Because she loves even after everything. She loves. And if she loves, what will she do to save that love, to keep that promise? All the lost ones, when they find her, what will she do to protect them? All those names, all those lives. Ora tutti che cercano lei per la protezione, giustamente. Wisdom has a price. She is her mother's child. È figlia di sua madre. But she is also her father. Ma anche di suo padre. Darkness is inside me. But not the way I thought. Yes, feel it. Yes, you can see it, can't you? It is his darkness. È l'oscurità di lui, non di lei. And it carves a path for me. In your blood, in your bones. But I can't see where it leads. Haunting you forever.
La parte di me vuole liberarsi dalla paura. Liberarsi dalle ombre. E affrancarsi. Niente più dolore, niente più dubbi. Onorata, amata, temuta. Because they tell me so. Keeping them safe. Keeping their belief alive. No matter the cost. Questa è la parte oscura. Is this my face? Can I choose my way? Non siamo i nostri padri. C'è sempre la possibilità di scegliere. Me l'hai insegnato tu. A te la scelta. È stata sola per tutta la vita, per sua scelta. Era uno scudo con cui proteggere il suo cuore. Un inno per placare le altre voci, quelle all'esterno. Ora non più. Coloro che ha salvato, i nomi che ha trovato, la innalzano. Le loro mani cercano le sue. E ora lei ricambia la presa. La sua storia non è ancora scritta. C'è sempre una scelta. Che figata. Che figata. A parte graficamente che fa paura sto gioco. Ci sono delle cose allucinanti in questo gioco. Non so se e quando si rivedranno cose simili in altri giochi. Ok, brevissimo, ma già lo sapevo, era breve. Già si sapeva, più che altro era breve. Ma cazzo. Che figata. Ma anche perché anche il primo, per carità, era così, ma il suo disturbo, cioè il suo disturbo e metterlo così a nudo, cioè è fantastico. Ok, nuovi narratori sbloccati. Completato la storia principale. I compagni di Senua sono ora sbloccati come narratori. Seleziona narratori multipli in una nuova storia. Almeno. Ok, vabbè. Solite cose, niente di particolare. Unico finale. Non credo che ci potesse essere. No, non ci sono alternative. Perché non c'è nulla. È proprio così, è subbinario. A parte la parte di filosofia di Platino, prima che perdesse 50 kg lo chiamassero Platino. Vabbè, io che leggo pure. Quello in cui la ricoverano, sì, esattamente, ci può essere il finale che la ricoverano, giustamente. No, ma è una figata allucinante, ragazzi, perché parla di un disturbo psicotico e ne parlano così bene, cioè, allucinante. Ripeto, già il primo era così, ma il secondo hanno fatto ancora meglio. Poi il finale non c'era il gigante, quello là, come i primi due, ma in realtà era il padre, che praticamente ed era come suo padre, non solo come il padre del tizio, quello che ha affrontato, ma anche suo padre ha fatto così, che praticamente con la paura ha tenuto le persone intorno a sé. E poi alla fine lei si è liberata del fatto di voler stare da sola perché ci sono persone che deve proteggere. Quindi allucinante, cioè veramente allucinante, veramente allucinante. L'hanno fatto veramente bene, veramente bravi, veramente bravi. La pecca è che dura poco, però ci sta.
ci sta, i combattimenti sono fatti bene, anche se forse sono un po' ripetitivi, perché comunque alla fine c'era sempre un colpo leggero e un colpo pesante. Solo alla fine, mi sa, l'ultimo boss che era tipo faceva quasi sempre colpi pesanti e non si potevano schivare, cioè si dovevano solo schivare. Per il resto, linearissimo come gioco. Ma graficamente, ragazzi, parliamo di un gioco che è allucinante. Allucinante. C'erano delle cose spettacolari. Veramente spettacolari. Madonna. Voi come la vedete? E per un gioco simile la parola allucinante è adatta, sì, esattamente. Quello è un altro gioco che era ambientato a Volterra, quello nel centro, nell'ospedale. Vabbè, lasciamo stare. Lasciamo stare, che è meglio. Ok, ragazzi. Una volta abbiamo finito il Blade, domani ce la spassiamo con Empire & Puzzle e poi ci facciamo Jedi Survivor. Iniziamo venerdì e là andiamo un po' più tranquilli. Mi era già piaciuto il primo, sì, ma infatti le aspettative almeno per me erano altissime. Molti l'hanno proprio sottovalutato sto gioco, l'hanno proprio calcolato più di tanto, ma è qualcosa di pauroso sto gioco, veramente pauroso, perché ok, dura pochissimo ed è quella la pecca di questo gioco, però è qualcosa di allucinante. Beh, non male direi, almeno c'era della fantasia. Ma in realtà è tutto collegato alla mitologia norrena, comunque questo è il fatto dei giganti, il fatto dei disturbi e quant'altro, è tutto collegato a quello, È tutto collegato a quello. Quindi anche i collegamenti sono stati fatti veramente bene. Anche nel primo, ripeto, è semplicemente un il proseguo del primo questo. Quindi non hanno sbagliato nulla, almeno per me, che di solito il continuo è peggio del primo, onestamente, però in questo caso siamo lì. Secondo me farlo durare di più sarebbe stato troppo rischioso, poteva risultare troppo, no? E il problema è che giustamente da un punto di vista alla fine c'è poca azione in sto gioco, tu stai su un binario e cammini su quel binario semplicemente, quindi niente di particolare. Farlo durare di più sarebbe stato troppo ripetitivo, cioè troppo ripetitivo, quindi ci sta da quel punto di vista, almeno per me, quindi la durata è come il primo, così il secondo praticamente, quindi ci sta, diventava troppo ripetitivo più che altro. Ci sono tanti giochi che durano 20-30 ore che sono veramente ripetitivi, ne abbiamo fatti 2-3 ultimamente, che arrivando a un certo punto facevi sempre le stesse cose, ma anche no, è inutile allungare il brodo così tanto per allungarlo. Fa una trama e attieniti solo a quella trama, senza cose secondarie. Ci sta che magari uno dice, vabbè, compro un gioco che costa 40, 50, 60 euro e poi mi trovo a giocare 7, 8, 10 ore e basta. Però è anche vero che se tu compri un gioco che dura 20 ore, di cui 10 ore le perdi a fare cose che manco ti interessano o manco ti piacciono, è la stessa cosa. Sì, vabbè, dico quelli che sono durati troppo. Quello del giardino era divertente, dai, è stato divertente. Ok, ragazzi, abbiamo parlato fin troppo. Direi di chiudere qua la diretta, anche se è presto, però la chiudiamo qui, non è tanto, alla fine dobbiamo iniziare Jedi, meglio iniziarlo poi da venerdì, ok? Domani vi ricordo iniziamo più tardi, iniziamo alle 19, dalle 19 alle 21 e facciamo solo Empire & Puzzle, che parleremo un bel po'. E tra beta nuova, tra vediamo un bel po' di eroi, vediamo tanta roba. Speriamo che in due ore ce la facciamo, se no andiamo oltre, tanto non è un problema. Per quanto riguarda invece Jedi, ripeto, venerdì facciamo orario normale dalle 17 alle 21 e ci giochiamo Jedi Survivor, ok? Mentre gli altri giorni non dici nulla e fa scena muta, esattamente. Non parlo mai io nano volante, faccio parlare gli altri.
impari, invece purtroppo sono costretto a parlare, quindi parlo. Vabbè ragazzi, vi ringrazio della compagnia. Per chi sta guardando questo video su YouTube in differita, vi ricordo che siamo invece in diretta su Twitch praticamente tutti i giorni dalle ore 17, quindi venite a trovarci, che più siamo meglio è, meglio è, meglio è. Per voi in chat invece vi ringrazio ancora della compagnia e vi auguro la buonanotte. A domani ragazzi.